È una storia al limite del paradosso, quella del marocchino 35enne KEA, queste le iniziali, autore di 17 furti compiuti praticamente ovunque ad Alessandria, arrestato e subito scarcerato dal magistrato di turno perché, nonostante gli accertamenti fatti dalle forze dell'ordine e il suo riconoscimento da parte delle commesse di vari negozi svaligiati, non sussistevano gli estremi per una misura cautelare in carcere. L'extracomunitario, pluripregiudicato, clandestino, sottoposto all'obbligo di firma e del divieto di uscire di casa nelle ore comprese tra le 21 e le 7 del mattino, si era organizzato per trascorrere il resto della giornata rubando. In sella a una bicicletta, adocchiava i negozi che hanno soprattutto le casse lontane dalla porta di uscita e agiva con assoluta maestria. Solo negli ultimi mesi è riuscita a rubare due volte da Tully Whale, dove si è portato via camicie e 7 paia di jeans per un valore di oltre 300 euro. Poi nel negozio di abbigliamento Calliope, dove si è impossessato di merce per altri 300 euro. Poi ancora da Terranova, dove in 11 volte ha rubato capi di abbigliamento per 1.400 euro. E infine da Pimki, da dove è uscito con 3 giubbotti da donna per un valore di 90 euro. Tutti i negozi situati nella centralissima Corso Roma d'Alessandria, via nella quale poteva spostarsi comodamente in bicicletta, riuscendo anche a non farsi prendere dalle tante commesse che hanno poi provveduto al suo riconoscimento con le forze dell'ordine. Per riuscire ad acciuffarlo, i carabinieri della compagnia di Alessandria avevano anche organizzato un servizio in borghese, ma il marocchino, di certo non di primo pelo, probabilmente aveva capito che la zona era presidiata e che era meglio passare sotto traccia senza commettere altri colpi. L'ultimo, comunque, in ordine di tempo, che gli è valso l'arresto, seppur provvisorio, lo ha messo a segno al supermercato Penny Market di Viale Milite Ignoto, dove ha tentato di rubare 3 paia di scarpe prodotti da bagno per un totale di neanche 90 euro, ma questa volta il personale interno di vigilanza si è accorto dei suoi movimenti per tempo e lo ha bloccato prima che riuscisse a farla franca. Portato in caserma è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della convalida da parte del GIP, ma il magistrato, seguendo la legge, ha dovuto rimetterlo in libertà.